Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. A seguito della cabina di regia che si è tenuta oggi sui dati di monitoraggio Covid, l'Abruzzo resta zona rossa e sarà l'unica regione italiana in questa situazione. In una delle ordinanze che saranno firmate dal Ministro della Salute Roberto Speranza, vengono confermate le misure restrittive per ciascuna di loro vigenti per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Nelle altre due ordinanze si dispone il passaggio a zona arancione per Campania, Toscana, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano e passaggio a zona gialla per Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. Il ministro Speranza, ha dichiarato il presidente della regione Marsilio, mi ha comunicato la proroga di una settimana della zona rossa per l'Abruzzo dopo che la cabina di regia ha registrato anche questa settimana la permanenza in una fascia inferiore, nella logica di completare i 14 giorni di permanenza previsti dal DPCM vigente. Il ministro mi ha anticipato che nel report della cabina di regia si dà atto positivamente del fatto che l'Abruzzo ha autonomamente anticipato di alcuni giorni l'adozione delle misure maggiormente restrittive. Questa iniziativa ha contribuito ad accelerare il percorso di rientro dallo scenario 4, RT superiore a 1,5, all'attuale scenario 1 con R conti 0,9. Tuttavia, l'interlocuzione tra Regione e Ministero prosegue e il Presidente Marsilio confida ancora in un'uscita anticipata dalla zona rossa per l'8 di dicembre. Ascoltiamolo in una dichiarazione che ci ha rilasciato quest'oggi. Rimane un residuo di speranza che magari il responso della cabina di regia lo incoraggi a tenere conto dei giorni in più che noi abbiamo fatto di zona rossa anticipando le decisioni del Ministero e quindi accorciare la durata di questa ulteriore zona rossa. In ogni caso, resteremo in contatto con il Ministero per tutto il fine settimana, continuando a monitorare i dati oggi, domani e dopodomani, perché se anche il Ministro proseguisse nella sua intenzione di applicare gli ulteriori 7 giorni che servono di permanenza in zona arancione prima di dichiararla, noi domenica, nella giornata di domenica, all'esito di questo ulteriore monitoraggio del fine settimana, chiederemo e faremo una rivalutazione della posizione dell'Abruzzo. Il nostro obiettivo è passare in zona arancione entro e non oltre l'8 dicembre, con l'Immacolata, in modo da poter permettere la riapertura dei negozi e le attività commerciali a pieno regime, nel momento più importante, cioè quando tradizionalmente con la festa dell'Immacolata si apre la stagione del Natale. E come si diceva, indice R con T sotto quota 1 per l'Abruzzo che oggi fa segnare 408 nuovi contagi da coronavirus. Scendono i ricoverati in terapia intensiva mentre salgono a 955 i decessi da inizio emergenza. Alfredo Primante. Solo in 5 regioni l'RT supera 1 e la buona notizia è che l'Abruzzo non è tra queste. L'indice di trasmissibilità del virus nella nostra regione infatti è allo 0,85 sotto la media nazionale, che è dello 0,91. I dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità si riferiscono all'arco temporale tra l'11 e il 24 di novembre. L'RT però è soltanto uno dei parametri che vengono presi in esame per decidere la eventuale riclassificazione di una regione, perché contano e molto anche i tassi di occupazione dei reparti Covid e delle terapie intensive, che sempre nell'arco temporale preso in esame, in Abruzzo sono tutti oltre le soglie di guardia, rispettivamente del 30 e del 40%. Venendo ai dati attuali, il bollettino dell'emergenza in Abruzzo racconta di una situazione ancora di forte pressione sul sistema sanitario, sebbene ci sia un lieve decremento delle persone in terapia intensiva, meno 3 rispetto a ieri, per un totale di 73. Alto anche il numero dei ricoverati, 700 più 2 rispetto a ieri, e delle persone decedute. Sono 15 nelle ultime ore, di età compresa fra i 60 e i 93 anni, 6 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Teramo, 5 in provincia di Pescara. Il totale dei decessi da inizio emergenza è di 955. I nuovi contagiati sono 408, di età compresa tra gli 8 mesi e i 100 anni. Rispetto a 4.240 tamponi analizzati, il 9,62% dei campioni sono positivi, in
leggero aumento rispetto a ieri. Sale consistentemente il numero dei dimessi e dei guariti, 429 nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.857, mentre gli attualmente positivi sono 36 in meno rispetto a ieri, a quota 17.792. Le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL sono 17.019, meno 35 rispetto a ieri. Tra le province più colpite, L'Aquila resta in testa con 133 casi in più rispetto a ieri, seguita da Pescara più 132, Teramo più 89 e Chieti più 79. 249 persone provengono da fuori regione e per 179 positivi sono in corso le verifiche sulla provenienza. Nuove misure volte a contenere gli assembramenti e gli spostamenti nel periodo delle feste. Ecco cosa prevede l'ultimo DPCM, il servizio di Giuseppe Dintino. Natale con i tuoi, purché abitino nella tua stessa regione. È in vigore da oggi fino al 15 gennaio il nuovo DPCM annunciato ieri sera dal Premier Conte e prevede regole universali al di là del colore delle zone. L'obiettivo è quello di scongiurare una possibile terza ondata che potrebbe colpirci subito dopo le feste nei mesi più freddi dell'anno. Dal 21 dicembre fino all'Epifania vietati gli spostamenti tra regioni diverse e non ci si potrà recare nemmeno nelle seconde case. Il 25 e 26 dicembre e il 1 di gennaio gli spostamenti sono vietati anche tra comune e comune, a meno che, come sempre, non si abbiano comprovate esigenze lavorative, di salute, eccetera. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Il coprifuoco sarà esteso la notte di San Silvestro fino alle 7 del mattino. Bar e ristoranti chiuderanno alle 18, fatta eccezione nelle zone rosse dove rimane consentito solo l'asporto, ma a Natale, a Santo Stefano, a Capodanno e all'Epifania si potrà pranzare fuori, 4 persone per tavolo, ma non cenare. E anche i cattolici festeggeranno prima. In accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, il governo ha deciso che le messe, in virtù del coprifuoco, termineranno entro le 20:30. I negozi potranno rimanere aperti fino alle 21, mentre saranno chiusi gli impianti sciistici. Per scoraggiare le vacanze, chi rientra dall'estero sarà obbligato a 10 giorni di quarantena. Inoltre, dal 7 gennaio, il 75% degli studenti delle scuole secondarie tornerà sui banchi di scuola. Il consigliere regionale del PD Silvio Paolucci torna ad attaccare la giunta sul tema vaccini. Il timore è che quello accaduto per il vaccino, quanto accaduto per il vaccino antinfluenzale, possa ripetersi anche per quello contro il Covid. Vediamo il servizio. Mai come quest'anno tutti dovrebbero vaccinarsi, sentiamo ripetere. Il problema però è che mancano i vaccini. Duro affondo del capogruppo del PD in regione, Silvio Paolucci, contro la giunta regionale. L'Abruzzo si è mosso per ultimo, ha detto Paolucci. Mancano all'appello 157.000 dosi per quanto riguarda i vaccini dell'influenza e non abbiamo avuto risposta circa il fatto se arriveranno e quando arriveranno. Portando tutto ciò all'esasperazione, migliaia di persone, gli operatori sanitari, le famiglie, gli anziani, la popolazione più fragile. Di sicuro abbiamo accertato che c'è stato un grave problema di programmazione del fabbisogno. La regione si è mossa tardi e male. Il Dipartimento della Salute non ha compiuto, non ha fatto il suo dovere perché anche Cittadinanza Attiva ha segnalato che il caso limite in Italia è stato proprio quello della regione Abruzzo. I vaccini sono carenti ovviamente anche nel resto del paese, ma noi siamo un caso limite perché ci siamo mossi per ultimo. Rimane ora ad accertare perché manchino così tanti vaccini ed eventualmente chi ne ha la responsabilità. Per quanto riguarda il Covid invece, nel governo si dice che entro il prossimo settembre sarà vaccinata l'intera popolazione italiana. Questo ovviamente se non verranno ripetuti gli errori già commessi per il vaccino antinfluenzale. Vogliamo accertare da un lato la responsabilità e vogliamo sapere se e come, quando vaccineremo la nostra comunità regionale e lanciamo la sfida a conoscere da adesso il piano per la vaccinazione per il vaccino Covid. Non vogliamo gli stessi ritardi, non vogliamo la stessa negligenza che abbiamo dovuto purtroppo accertare, denunciare e registrare sul caso della vaccinazione per l'influenza. E questa mattina manifestazione dei commercianti a Pescara per chiedere la riapertura già da domani dei negozi chiusi da 2 settimane. Paolo Renzetti.
Manifestazione dei commercianti di abbigliamento, calzature e articoli di gioielleria questa mattina a Pescara, nei pressi della sede della Regione, per chiedere la riapertura immediata dei negozi chiusi ormai da 2 settimane. Gli esercenti hanno ricevuto rassicurazioni dal Presidente del Consiglio regionale Sospiri di un impegno immediato della politica per un confronto con il Governo e per il passaggio dell'Abruzzo in zona arancione e successivamente gialla. Crediamo di poter dire che questo nostro senso di responsabilità, quello del Presidente Marsiglio, è stato apprezzato e che anticiperemo, non facendo passare con i negozi chiusi tutto il ponte dell'Immacolata, l'apertura appunto degli esercizi commerciali che possono lavorare in zona rossa, per arrivare il più prima possibile alla gialla. Cioè il nostro indice RT in questa parte di territorio è abbondantemente sotto 1, non è a 1, è abbondantemente sotto 1. Credo che le nostre strutture sanitarie abbiano dimostrato particolare efficienza, parlo di quelle della città di Pescara, mi sembra che ci siano tutte le condizioni per lavorare in sicurezza, fermo restando, se me lo permette, che se anche i ristoranti di Pescara fossero aperti in alcuni giorni che sono quelli di massima affluenza, un cittadino di Montesilvano non potrebbe venire a pranzo a Pescara. Cioè anche il DPCM fatto per le festività natalizie, insomma, ha delle lacune evidenti. I dati che ci fornisce la Regione Abruzzo ci dicono che noi già potremmo andare in zona gialla, siamo sotto lo 0,9, non capiamo perché in questo momento un fatto tecnico, solo tecnico, debba impedire la riapertura dei negozi. La politica è al nostro fianco, i parlamentari locali, regionali hanno dato l'ok a che il Ministro Speranza prenda atto di questi dati, noi dobbiamo aprire. Perdere un weekend in questo momento è fondamentale. Oggi attendiamo con ansia che il Ministro Speranza prenda atto di questi dati e non faccia, come di solito fa da protocollo, far attivare l'esito dell'ordinanza dalla mezzanotte della domenica, ma lo anticipi il prima possibile, proprio perché i dati sono positivi, proprio perché siamo entrati ormai nel periodo natalizio e perché oggi il commercio sta soffrendo e sta arrivando forse a un punto di non ritorno. Noi chiediamo da ieri di riaprire il negozio, perché questo DPCM che ci ha messo in zona rossa, possiamo dire ridicolo, perché l'80% dei negozi è aperto. Cioè, in un negozio di abbigliamento ti puoi infettare, in un'ottica no. La zona rossa è zona rossa per tutti. Quindi questo è uno sbaglio fatto in precedenza. Nel senso che siamo tagliati fuori soltanto abbigliamento, calzature e gioielleria. In tutti gli altri negozi si può entrare, ma io lo trovo veramente ridicolo. Adesso dobbiamo aspettare il ministro che guarda i dati e ci dirà, spero subito, che possiamo riaprire, perché in questo periodo per noi un giorno di questo periodo natalizio è troppo importante. Per noi dicembre rappresenta forse il 30% degli incassi dell'anno, dove abbiamo tutte le riba da pagare, perché la merce ci arriva tantissima in questo periodo. Non è che c'è i ristori, ma i ristori che ci danno loro, che ci compriamo il tacchino a Natale. Non siamo in Germania che ci danno il 70%. Sorpresi dalla polizia con 13,5 kg di marijuana nel bagagliaio dell'auto. La squadra mobile della Questura di Pescara ieri ha arrestato un 27enne e un 48enne, entrambi di Pescara, con precedenti specifici. I due effettuavano una staffetta della droga lungo la dorsale adriatica della A14. Gli agenti li hanno fermati al casello di Pescara Nord e qui hanno scoperto il carico di droga contenuta in due grossi pacchi avvolti nel celofan contenenti marijuana, suddivisa in ulteriori involucri per un peso complessivo di 13,5 kg, trovati anche 1.000 euro in banconote da 50 che gli investigatori ritengono essere il compenso pattuito per il trasporto della droga. Il Consiglio regionale ha approvato la legge sull'economia circolare e la gestione dei rifiuti. PD e Movimento 5 Stelle hanno abbandonato l'aula al momento del voto. Il servizio. Il futuro è tra i rifiuti. Sembrerebbe una svolta green quella abruzzese. Il Consiglio regionale ha approvato la legge norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti.
Questa legge regionale proietta la nostra regione verso il futuro, verso una gestione sostenibile dei rifiuti, affinché gli stessi, una volta trattati, possano essere reinseriti nel processo produttivo. Definiamo una serie di azioni, obiettivi che vogliamo raggiungere, perché il nostro obiettivo è quello di poter vivere bene all'interno dei limiti della nostra regione e del nostro pianeta. Non vogliamo più che i rifiuti possano rappresentare un problema per i nostri cittadini, ma vogliamo che possano essere invece una vera e propria risorsa. Per questo motivo vogliamo abbandonare il concetto dell'usa e getta, di quel concetto che ha portato grandi danni al nostro ecosistema, per arrivare a un'economia circolare di gestione dei rifiuti. Le opposizioni hanno abbandonato l'aula al momento del voto. Polemiche sui criteri poco chiari di spostamento dei rifiuti e sulla possibilità di riconvertire le cave in discariche. Nella legge sono previste agevolazioni fiscali per coloro che producono meno rifiuti. Chi inquina paga, il che significa diffondere una tariffazione puntuale in modo tale che i cittadini più virtuosi possano essere premiati. La diocesi di Teramo Atri e la provincia di Teramo incontrano imprenditori ed esperti per pianificare una rinascita economica del territorio. L'inizio di questo percorso passa sicuramente attraverso l'enorme visibilità che Teramo e l'Abruzzo intero godranno grazie al presepe monumentale di Castelli che sarà esposto in Piazza San Pietro a Roma. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Un nuovo umanesimo economico e imprenditoriale. Il cambiamento non è un percorso da intraprendere, è già in corso. La pandemia ha stravolto i processi produttivi, le organizzazioni lavorative, i servizi per la salute e la nostra stessa vita personale. Chi, politica o imprenditoria, non si accorge di questo, è destinato a fermarsi definitivamente. Questo è l'elemento centrale delle riflessioni svolte dai relatori della conferenza online organizzata dalla diocesi di Teramo Atri e dalla provincia di Teramo. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di imprenditori, manager ed esperti che hanno messo in luce i punti di forza che sono già presenti nel tessuto d'impresa e nelle istituzioni. Tra qualche giorno la provincia teramana e l'Abruzzo intero beneficeranno di una visibilità enorme grazie all'esposizione in piazza San Pietro a Roma del presepe monumentale di Castelli. Una maniera per rinascere sotto molti punti di vista, come spiega il vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi. È un momento importante e io mi auguro che questo evento possa aiutare tutta la nostra comunità diocesana non soltanto a scoprire il senso del fare il presepe, come il Papa Francesco ci ha ricordato nella sua lettera apostolica Admirabile Signo, ma una grande occasione per scoprire la presenza del Signore in mezzo a noi, come Papa Francesco ci ha ricordato Domenica Angelus, il Signore viene. Ecco, il Natale è il ricordo di un avvenimento storico, ma è anche il ricordo di un avvenimento che avviene ogni volta che noi partecipiamo alla vita della Chiesa, che davvero ci incontriamo e desideriamo incontrarci con Lui, perché Lui ha deciso di restare sempre con noi. Per cui, oltre ad essere un evento storico, un evento artistico e soprattutto un evento spirituale, fortemente ecclesiale, e io mi auguro che questa esperienza possa aiutare, come stiamo vivendo in questi giorni di preparazione, anche una grande occasione per il rilancio del territorio. Abbiamo vissuto già tre momenti, prima sulla ricostruzione, poi sulla imprenditorialità, questa sera qui in provincia sul tema del turismo religioso, ma anche della scoperta della bellezza della natura, del creato, e poi altri impegni che ci accompagneranno per poter davvero far rinascere tutto il territorio e soprattutto creare le premesse per superare quel grande problema che abbiamo da un po' di anni, soprattutto dopo l'esperienza del terremoto e lo spopolamento dei territori della montagna, che invece sono un grande dono, una grande ricchezza per tutta la provincia. A Lanciano potenziata la videosorveglianza con l'installazione di nuove telecamere ad alta risoluzione in punti nevralgici della città. L'amministrazione comunale spera che presto possa arrivare anche un finanziamento per portare a 150 la rete di telecamere. Vediamo.
Lanciano si appresta a diventare una smart city più sicura. Il progetto di implementazione delle telecamere di videosorveglianza nelle intenzioni dell'amministrazione comunale dovrebbe portare ad avere una città completamente videosorvegliata con un sistema di intelligenza artificiale, telecamere 4K anche con il riconoscimento delle targhe e rete radio internet gigabit. In attesa dell'approvazione del progetto da 200.000 euro depositato al Ministero dell'Interno al fine di ottenere i fondi necessari ad ampliare la rete che a regime dovrebbe arrivare a 150 telecamere sotto il controllo del commissariato e della polizia scientifica, il comune ha provveduto ad adeguare la rete internet, dismettere le camere obsolete ed installarne di nuove. Dunque 35 occhi elettronici controllano H24 Lanciano con particolare attenzione alle scuole, perché altre due per ogni istituto secondario cittadino infatti saranno dedicate al contrasto dell'assunzione delle sostanze stupefacenti da parte dei giovani. E quindi saranno altre 14, quindi 35 più 14 complessivamente, io non sono a parte in matematica, arriviamo a 49. E poi abbiamo ovviamente le 100 telecamere predisposte nel bando ministeriale del 27 di maggio per il sistema SNCTT, che se sperabilmente potessimo essere finanziati e ci fanno fare il salto di qualità. Il sistema, costato 30.000 euro, è modulare e consente di ampliare, secondo le necessità, il numero delle telecamere, arrivando ad oltre un migliaio, e le funzioni delle stesse, come spiega l'ingegner Fucci, che tecnicamente ha messo in piedi il progetto. Un sistema polifunzionale con intelligenza artificiale, con sistemi di IoT e quindi sensoristica per gestione di qualsiasi evento, dal monitoraggio della qualità dell'aria al monitoraggio dei parcheggi, qualsiasi sensoristica IoT, Internet of Things, e di conseguenza è stato strutturato per offrire i sistemi di videosorveglianza al massimo livello, quindi qualità 4K, sistemi di intelligenza artificiale, quindi di smart city, eccetera, eccetera, e polifunzionalità per qualora l'ente decida di avvalersi di funzioni di smart city. Apriamo ora la pagina dello sport, lo facciamo andando all'esterno dello stadio del Duca di Ascoli, dove alle ore 21 inizierà il match, l'anticipo della giornata di campionato tra Ascoli e Pescara, un derby attesissimo perché la classifica è molto brutta per entrambe le squadre, che hanno peraltro cambiato all'unisono l'allenatore. Ci saranno i debutti di Roberto Breda sulla panchina del Pescara e di Deglio Rossi, un ex, sulla panchina del Ascoli. Buonasera a Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie Andrea. Buonasera dall'esterno dello stadio del Duca di Ascoli. Un'ora e mezza, poco più, all'inizio di questo attesissimo derby, un match importantissimo per le due squadre che sono reduci da un avvio di campionato sicuramente negativo. Il Pescara vuole vincere per risalire la classifica in questa sfida che, come dicevi tu, vedrà di fronte due squadre che presenteranno in panchina i due nuovi allenatori. Una gara molto attesa che ovviamente, come tutte in questa stagione, si giocherà a porte chiuse. Ad Ascoli fa freddo, temperatura di 8 gradi, non abbiamo ancora le formazioni ufficiali, tra l'altro proprio in questi minuti sono atteso l'arrivo delle due squadre, dei pullman di Pescara e Ascoli. Allora andiamo a vedere quelli che potrebbero essere i due undici. Partiamo dall'Ascoli, 4-4-1-1 dovrebbe essere questo il modulo che potrebbe scegliere Deglio Rossi, con le ali in porta Puccino, Spendoffer, Avlonitis e Sini in difesa, Gerbo, Samic, Cavion, Chirico a centrocampo, Sabiri, il trequartista Baic dovrebbe essere l'unica punta di ruolo nella formazione bianconera. Il Pescara 3-5-2 o 3-5-1-1 potrebbe essere questo il Pescara che scenderà in campo con questo modulo, e dunque Fiorillo in porta e poi Balzano, Bocchetti e Scognamiglio in difesa, Bellanova, Maestro, Valdifiori, Memusciai e Iaro Sischi nel munito centrocampo abruzzese, con Galano che giocherà a supporto di Seter, che non è al meglio della condizione dopo l'infortunio
potrebbe partire dall'inizio l'ex giocatore del Chievo Verona o subentrare a gara in corso. Ricordiamo le assenze pesanti che ci sono nelle due squadre. Nell'Ascoli mancano infatti Brosco, l'ex di turno, che è squalificato, Kragol e Mallè, che sono infortunati, non c'è neanche Eramo, che per scelta tecnica non è stato convocato. Nel Pescara lo squalificato di turno è Fernandes, gli infortunati Drudi, Asensio e Masciangelo. Dirigerà l'incontro il signor Illuzzi di Molfetta. Per il momento è tutto da Ascoli Piceno, linea a te Andrea. Una piccola considerazione con te Paolo, abbiamo un altro minuto. Insomma, Roberto, certo, Breda chiamato, certo, dal presidente Sebastiani, dai direttori Repetto e Bocchetti per risollevare le sorti del Pescara. Due considerazioni, valuteremo insomma la prestazione dal punto di vista atletico della squadra, che è sotto la lente di ingrandimento anche dopo le parole del presidente Sebastiani. E poi ha detto Breda: farò un calcio più verticale rispetto a Oddo. Sì, ci saranno sicuramente delle novità in formazione, un calcio più verticale, probabilmente anche più redditizio, così ha detto il tecnico del Pescara alla vigilia di questa partita. È chiaro che la classifica impone alla squadra bianca-azzurra di ottenere un risultato positivo e soprattutto una vittoria contro una diretta concorrente. Vedremo quale sarà anche l'atteggiamento della squadra in campo e se ci sarà quella scossa anche nello spogliatoio che tutti si auspicano dopo il cambio di allenatore. Tra l'altro dobbiamo dire, Andrea, aggiungere che questa è anche una sfida tra l'allievo Roberto Breda e il maestro Delio Rossi, perché Breda è stato giocatore proprio di Delio Rossi quando il tecnico attualmente trainer dell'Ascoli era allenatore della Salernitana. Ovviamente Delio Rossi è stato anche allenatore del Pescara. È tutto per il momento da Ascoli, linea a te. Grazie, grazie Paolo, chiaramente tanti temi per questa partita. Vi rimandiamo alle ore 20:30 per diretta stadio, per sviscerare tutti questi temi nel prepartita e poi per entrare nella cronaca e nel post partita successivamente. Ora la Serie C, brutta notizia per il Teramo che domenica affronta al Bonolis la Vibonese. La squadra di Paci perde Salim Diakité per un problema muscolare. Paci confermerà Piacentini e Soprano in difesa, ballottaggio tra Mungo e Bombaggi davanti, con Costa Ferreira e Ilari esterni alle spalle di Bonino. Nel pacchetto arretrato ci sarà Richard Lasic, che conferma di trovarsi bene in quel ruolo e di non pensare più alla chiamata della nazionale slovacca. Vediamo. Sicuramente era un peccato, l'ho rivista un paio di volte. Il tiro che ho fatto, purtroppo, secondo me, se era un pochino più alta la palla, il portiere non la prendeva. Penso che l'ho tirata in un'altezza perfetta per lui. Se quest'anno facciamo tutti bene e vogliono che continuo a fare questo ruolo, continuo a fare. Io mi diverto a quel ruolo, cioè, non mi sento male a fare quel ruolo, quindi per me è indifferente. Secondo me stiamo facendo un grande, grande campionato, siamo più o meno quelli dell'anno scorso, no? Diciamo, quella base dei giocatori, siamo quelli, però stiamo facendo molto meglio. Io penso che a fine anno, se continua a fare bene tutti questi giovani che stanno giocando, possono fare tanta strada. E la società può magari valorizzarli. È anche una cosa naturale, quelli giocatori più esperti dovrebbero aiutare la squadra, no? Anche se magari vediamo di Diakité, no? Che è un ragazzo giovane, però c'ha tanta personalità. Quindi dipende anche da ognuno come è fatto, no? Avevamo Ternana, che dobbiamo dire, Ternana è una squadra molto forte, e con la Virtus Francavilla sì, siamo andati in difficoltà, che ci può stare, no? Perché abbiamo dominato maggior parte delle partite che abbiamo giocato in questo girone di andata. Quindi se una partita facciamo tipo sottotono, un tempo sottotono, secondo me ci sta. È importante vedere gli errori che abbiamo fatto e cercare di non ripeterli. Diciamoci verità, no? Dalla Serie C purtroppo
non arriva la convocazione perché c'è tanta gente che gioca nelle squadre importanti di Serie A, quindi non la sto pensando solo di fare bene dopo quei anni che sono stato fermo. Se deve arrivare, arriva, una volta se no, no. È così. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale che tornerà subito dopo la trasmissione diretta stadio con cui seguiremo il match tra Ascoli e Pescara. Grazie per l'attenzione e buona serata.